si trasforma in rissa il dibattito sullo ius soli in Italia, la legge che vuole facilitare il percorso per la cittadinanza ai figli di immigrati. Alcuni senatori della Lega hanno provato a occupare i banchi del governo. La ministra dell'istruzione, Valeria Fedeli, è dovuta ricorrere all'infermeria. Euronews ha chiesto a Elena Monsif, sarda dall'età di 2 anni, cosa si prova a essere un obiettivo politico. È un misto tra indignazione, umiliazione, perché ti senti umiliata, e poi è anche molto ottuso, perché comunque questa riforma riguarda tantissime persone che vivono in Italia, tantissimi giovani che hanno origini più disparate. La religione non esiste solo in Islam, nella terra, grazie al cielo, per cui non possono essere tacciati potenziali terroristi islamici, cinesi, ucraini, albanesi o quant'altro. Ma cosa provano dei ragazzi di 20 anni a essere indicati come dei nemici da diversi schieramenti politici? Nessuno mi è nemico, porto rispetto a chiunque, e vorrei che la cosa fosse reciproca. E, per cui ecco, non ha senso proprio acuire queste divisioni, elargire questi fenomeni di esclusione che sono solamente un male per la nostra società. Invece la chiave per la stabilità e la sicurezza di un paese è proprio l'inclusione, la coesione sociale. Vale. Tocca anche alle nostre istituzioni calare dall'alto questo grande provvedimento che possa assicurare la stabilità e coesione sociale in direzione appunto di una convivenza pacifica alla quale tutti noi auspichiamo.